La sezione arbitri di Agrigento oggi all'Aragona Stadium, per la prima volta gli arbitri di Agrigento entrano in questa nuova struttura, Presidente, per fare cosa? I test atletici per la nuova stagione, ritengo. Sì, io innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale di Aragona per la grandissima disponibilità datoci e mettendoci a disposizione questo gioiellino. I campi sportivi in erba nuovi che si stanno facendo in provincia di Agrigento sono un polmone per lo sport della provincia di Agrigento. Ecco, noi oggi siamo venuti a inaugurare come arbitri di calcio questo gioiellino. I nostri ragazzi, ma così come tanti giovani della provincia, ne potranno usufruire durante il futuro e quindi mi sembrava opportuno e doveroso ringraziare l'amministrazione di Aragona. Perché siamo qui? Perché ogni anno gli arbitri di calcio, esattamente come i calciatori, devono sostenere i test atletici, ossia i test di idoneità all'attività. Chi non supera questi test non può essere designato. Quindi gli arbitri sono degli atleti, ormai non ci stanchiamo più di dirlo, l'arbitro di calcio è un atleta tra gli atleti e quindi stiamo testando poi le capacità atletiche dei nostri ragazzi e sulle basi meritocratiche che ormai diciamo sono insite nella nostra associazione, anche da questi test sceglieremo quelle persone su cui affidarci durante la stagione per arbitrare le gare dei vari campionati, in questo caso provinciali. L'altro obiettivo che abbiamo è individuare quei ragazzi che sono un po' indietro, o più indietro atleticamente o anche dal punto di vista fisico, e grazie ai nostri preparatori atletici, grazie alle grandi risorse della nostra sezione, far sì che anche quelli che sono più indietro si possano allineare e possano raggiungere standard fisici qualitativi di altissimo livello. La prossima settimana faremo poi il raduno tecnico, dove anche lì andremo a testare i nostri arbitri dal punto di vista della conoscenza regolamentare e dal punto di vista delle capacità regolamentari in genere. Quest'anno la sezione di Agrigento compie i suoi 70 anni di attività e lo sta facendo in maniera eccellente, con un gran numero di iscritti. Cosa festeggerete quindi? Sì, diciamo che non ci poteva essere miglior modo per festeggiare i 70 anni della nostra sezione che raccogliendo i risultati della tante attività di questi anni. Noi voglio ricordare che quest'anno abbiamo raccolto veramente delle grandi soddisfazioni e per questo devo ringraziare il Comitato Nazionale dell'AIA presieduto dal nuovo presidente Alfredo Trentalange, dal vicepresidente Duccio Baglioni, che ha dato grande fiducia alla nostra sezione. Proprio quest'anno sono stati nominati due grandi risorse della nostra sezione, scusate, tre risorse la nostra sezione ai vertici dirigenziali. Ecco, quest'anno è arrivata l'ora del festeggiamento, festeggeremo alla grande, stiamo facendo dei preparativi di altissimo livello, abbiamo già avuto la disponibilità di Alfredo Trentalange o comunque di qualcuno che ne farà le veci, che sarà presente all'evento, e tutte le amministrazioni limitrofe ci hanno già garantito il proprio apporto. Ecco, faremo un compleanno, come si dice in questi casi, con i botti. Davanti a noi il sindaco Peppe Pendolino, Piero Costanza e Piero Cumbo, che fanno parte del direttivo della sezione AIA di Agrigento. Iniziamo con Piero. Piero, un bel raduno oggi qui ad Aragona, in questa nuova struttura. Sicuramente un bel raduno, la presenza di tanti giovani ragazzi, e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco e tutte le dirigenze sportive che si sono messe a disposizione per farci svolgere questo raduno atletico, e niente, torno a ringraziare e diciamo che ci sarà un futuro, perché ne faremo di altre se c'è sempre la disponibilità. Vi ringraziamo anticipatamente. Sindaco, questo gioiellino è molto attenzionato dalla FIGC, anche dall'AIA, oggi un bel raduno, cosa possiamo dire? Cosa sta facendo l'amministrazione per completarla al meglio? Innanzitutto io voglio ringraziare l'AIA e gli arbitri per aver preferito la nostra struttura sportiva di Aragona. È una struttura che nasce proprio voluta perché ci sono state diverse criticità, ci siamo riusciti, abbiamo ancora qualche lavoretto da fare, però penso che a breve completeremo uno stadio veramente degno di essere chiamato tale. Un'altra cosa che ci siamo prefisse, speriamo di arrivarci, perché diciamo, ci sono i buoni propositi e l'impegno di tutta l'amministrazione, è quella di fare diventare questo stadio campo federale. Quindi dare la possibilità a tutti i giovani d'Aragona, agli alberi della provincia e fuori provincia, di poter utilizzare questa struttura, e di contorno questo diventa un indotto economico anche per la nostra cittadina. È un aragonese,
fino a qualche giorno fa in campo da arbitro, adesso è passato nella parte dirigenziale, Piero Cumbo, una vita da arbitro se vogliamo. Sì, una vita da arbitro, ormai diciamo dopo 12 anni la parte di campo si è fermata anche per scelte diciamo di lavoro dovute personali più che altro, e adesso ci stiamo dando dentro con la dirigenza per dare lustro agli arbitri agrigentini, perché sicuramente dopo tutto questo tempo, dopo tutta questa pausa, ci sono tanto lavoro da fare, tanti giovani arbitri che devono esordire, c'è molto potenziale, e quindi lavoreremo con la sezione anche. Ringrazio le autorità per averci dato questo fantastico campo, che è un gioiello, un fiore all'occhiello anche per la comunità di Aragona, e spero che possa essere così anche per gli eventi futuri, insomma.